Bene, si può andare? C'abbiamo un altro piccolo problema. Giovanni, dimmi qualche cosa di positivo ogni tanto. Sono simpatico. Questi sono fuori di testa. Allora, qual è l'altro problema? Caterina c'ha la febbre. Non mi sento bene. Presto, che? Erognan, infezione. Febbre. Quanto c'ha la febbre? Non lo so. Febbre! Siete. Febbre! Io, te, e ora siamo tutti con questa storia e prima o poi tutti mi si ammalano. E questo contagio? Chi l'ha veduto? Chi l'ha toccato? Ti mettetela in uno dei letti di contenzione, legatela e tenetemela qua. E allora non faccio neanche questa prima parte, me ne vado. Direi di sì, Caterina, stai male. Ora appestati. Ora sei il male. Ora sei il male. Il male che tu. Ok, pronti? Su, creativi, si può. Ora aspettate, adesso si rifà tutta. Possiamo andare avanti, non vorrei interrompere il vostro flusso creativo, ma se andassimo avanti sarebbe meglio. Lo dovete provare. La mattina vi svegliate alle 5 e fate un training. Beh, andiamo. Allora via. E siamo alla carestia. La fame. Che si diffonde, cresce, si sviluppa. Nutre di niente i poveri figli di Dio, quel volgo disperso che nome non ha. Dai Renzo, very foras! E lui? Il duomo? E cosa pretendevi? Che ti rifabbricassimo qui la fabbrica che non sono riusciti a finire in secoli e secoli? Evocalo con le parole. Se vuoi essere attore. Bene, un secondo, ho bisogno che vengano instaurate fra di voi delle relazioni e che ognuno che ha avuto fin dall'inizio il suo una relazione, vi faccio l'esempio di loro due che mi rimane più semplice, Renzo e il maestro deve riacquistare tu hai un atteggiamento di Sandro adesso, come posso dirti, di regista, che va bene. Ho bisogno che rientri il tuo atteggiamento anche nella sua definizione, in quella di maestro, allievo e maestro, e sfruttare tutte le occasioni per spiegargli qualche cosa, per dirgli qualche cosa. Allora, riproviamolo da capo questo pezzo, per favore. Ed eccoci alla carestia. La fame è che si diffonde, cresce, si moltiplica, nutre di niente i poveri figli di Dio. Quel volgo disperso che nome non ha. Tu Renzo, vieni fuori. E lui? Il duomo. Che cosa pretendevi? Che ti rifabbricassimo qui la fabbrica che non sono riusciti a finire in secoli e secoli? Evocala con le parole, se vuoi essere attore. Fame, fame, dateci pane, fame, fame, dateci pane. Avete ascoltato? Parlo a voi, signori di questa città, signori di Milano. Se togliete anche quest'unico sacro elemento, acqua, farina, niente più, è vero, ma se togliete anche questo, che più resta? Come calmarlo allora, il sacro brontolio della fame? Per un basi mi suonò, ma quella sera avria da la vita intera, proprio in sci per un basin free. Allora, un secondo, era però più interessante la tua uscita da ubriaco. Hai fatto una roba tipo chiedere il permesso al maestro di cantare. E invece, in questo caso qui, sì, subito in parte, okay. è più efficace. Per un basi mi suonò, ma quella sera avria dà la
Ascolta, comincialo già da dietro. Ok. E fermati sull'orlo del sipario e poi continui a cantare di modo che ci sia, come dire, sia fluidificato la parte precedente a questa successiva. Erumasi, mi suonò ma quella sera arriva la vita intera proprio in sci per un basin frin frin. Bene. E allora gli attori più creativi che io abbia avuto in 40 anni. Io una roba così.